Allora, siamo qui con Roberto Tomassini, ex assessore del comune di Mentana, appassionato di storia e autore di libri sulla storia di Mentana. Oggi questa chiacchierata, questo colloquio con Roberto, ci daremo del tu se per te va bene, visto che ci conosciamo da tanti anni, verterà soprattutto su un parallelo storico sull'attuale situazione, la pandemia che stiamo vivendo, e i corsi e ricorsi storici della storia di Mentana, quindi legate a altre pandemie. Roberto, mi hai detto che hai fatto una piccola ricerca, che cosa hai scoperto? La ricerca è innanzitutto stata effettuata sui registri del comune di Mentana, quindi ci occuperemo da quello che è emerso dalle delibere dei consigli comunali, dei consigli delle comunità tra 700 e 800, il XIX secolo, i restanti degli episodi di peste, di vaiolo, in cui appunto sono stati presi dei provvedimenti dalla comunità di Mentana, volti a contenere possibili situazioni di contagio. Certo, la scienza medica del tempo era quella che era, però, come vedremo, hanno cercato di fare del loro meglio. Che cosa è emerso? Diciamo, quante vittime ha fatto intanto queste pandemie in questo periodo storico, per far capire il fenomeno, ecco. Si trattava soprattutto di un caso di peste del 1743 e un caso di vaiolo del 1800. La peste è stata la peste di Messina che si era diffusa anche nello stato della Chiesa, quindi si cominciava ad avvisare nella delibera del Consiglio Comunale del 4 luglio 1743, qui ci sono 18 luglio 1743, emerge che già casi si erano manifestati a Tivoli, per esempio, leggo qui a Tivoli, e nella vicina a Monte Rotondo. Quindi c'era una situazione di allarme, si era venuto a sapere di questi casi di contagio. E qual era la situazione? La situazione interessante è che io posso anche mostrare il documento, non so se si vede, è No, questo. non so se si vedrà, però ok. È l'inizio della delibera. Stampata. Innanzitutto questi hanno pensato bene di invocare il nome dei santi. Questa era la prima reazione. Invocano per protezione di San Rocco, San Nicola, perché non faccia allontanare il morbo. E poi appunto all'inizio si riportano queste notizie che nella città di Roma, di Tivoli e della vicino a Monte Rotondo già si cominciavano a prendere delle iniziative volte a evitare questi contagi. Qual era la situazione? Il contagio era quella di isolarsi, ma non solamente, come in questi casi è interessante che si rivolgano al principe borghese, il signore feudale di Mentana in quel momento, e pensano bene di mandare un messo interessante al principe borghese, non a Roma, dove solitamente risiedeva, ma si dice nelle ville dove si trova. Quindi anche il principe borghese aveva pensato bene di andare via da Roma, rifugiarsi, non sappiamo bene, in qualche villa del suo feudo, dei suoi feudi, eccetera. Che cosa gli chiedevano? Gli chiedevano dei sussidi per fare cosa? Per creare dei cancelli. Loro pensavano di creare dei cancelli,
all'inizio e alla fine di quest'anno per evitare che i passeggeri che passassero eventualmente potessero creare contagio e infezioni. Quindi l'idea fu quella di isolarsi, di creare dei cancelli, di controllare il passaggio di persone che volessero essere... Roberto, all'epoca Mentana, puoi raccontarla un po' a chi ascolterà questa intervista, all'epoca faceva e di cosa viveva, insomma. Prevalentemente di agricoltura, era isolata, la via Domenicana praticamente era impraticabile. Più volte nel delivery si legge delle condizioni pessime di questa strada, che era, se voi ci fate caso, transitata delle colline, a destra e a sinistra, adesso forse è poco evidente, ma allora queste colline erano soggette a frane che arrivano in mezzo alla strada, difficilmente percorribili, d'inverno con le piogge, il fango, non permetteva né a cani né a persone di... per esempio, ancora alla metà dell'Ottocento ci fu l'episodio di un tale che da metà del Monte Rotondo cadendo da cavallo affogò nel fango. Quindi immaginiamoci quello che poteva essere un certo Pietro Leoti, mi ricordo pure il nome, che andando a Monte Rotondo era caduto da cavallo ed era affogato nel fango. Ci fu un'inchiesta della magistratura, insomma, già che siamo a metà dell'Ottocento, figuriamoci, no, nel Settecento, quindi più isolata, viveva praticamente con il principe borghese in titolo feudale, era proprietario di oltre l'80% delle proprietà fondiarie, e il contadino riceveva un pezzo di terreno che gli assegnava il principe, lo doveva coltivare con i suoi mezzi e doveva dare poi alla raccolta, probabilmente in grano, la quarta parte del raccolto al principe borghese. Il granaio borghese diventato serviva proprio per le cosiddette corrisposte, cioè per immagazzinare il grano che i sudditi, i vassalli, così proprio i vassalli, dovevano restituire al principe che aveva fornito la terra. E quindi, ma tu considera che o perché c'era la carestia, o andava a fare l'accordo, questi padri considerano pure che dovevano portare a macitare il grano e dovevano pagare la tassa sul macitato, che pagavano in caduta, quindi altro grano che dovevano dare, che gli potevano, quindi vivevano in una condizione senza possibilità di commercio, perché interrotti dalle linee di comunicazione. Quindi la sanità era gestita dal medico di allora, il cerusico. Il medico era affiancato da questo cerusico, spagato a spese del comune, che assisteva come poteva gli ammalati, il cerusico. Certo, quindi rispetto alla peste e al vaiolo, il farmacista, il medico dell'epoca, aveva delle cure, sappiamo in che modo cercava di curare i pazienti? Beh, questo poi io dovrei approfondire, ma come poteva curarli con i mezzi di allora? Poi non sono proprio un esperto di medicina, ma c'era per esempio abitato una spezieria, quindi più che altro c'era un cerusico, i barbieri, oltre le barbe faceva quella che era chiamata la bassa chirurgia, quindi poteva fare piccole operazioni, incisioni, salassi, oltre appunto a fare le barbe, proprio si legge nelle delibere, quindi una situazione sanitaria, ma poi soprattutto in molti documenti, anche nell'Ottocento ho pubblicato una relazione risalente al 1824, ma comunque per esempio nella visita pastorale del cardinale Corsini del 1782 si fa sempre riferimento alle precarie condizioni climatiche di Mentana. Io non so perché, che
Facevano sì che molte persone cadessero malate, per esempio il conventino fu abbandonato perché i frati dovevano ricorrere spesso all'infermeria del convento, quindi c'erano molte malattie, la scarsezza igienica, sulle strade poteva accadere che si accumulassero i rifiuti domestici prima di essere portati via, nelle strade parcheggiavano gli animali, lasciavano i loro, come possiamo dire, i fluvi di scorsi, ma e quindi prendevano di violino, quindi era una situazione non ottimale, anche, e quindi era un quadro sanitario e sociale abbastanza elementare, molti, in una Certo, dici condizione che prima. poteva essere Dici, come un villaggio, via. certo. 7, 3, 400 persone, tutti, 500 massimo. Dicevi, Roberto, prima di questa richiesta di mettere dei cancelli Sì, all'entrata e all'uscita di Mentana. sì. Sì. Nei giorni scorsi ci siamo sentiti, c'è sempre stato un forte campanilismo tra i mentanesi e gli abitanti di Monterotondo. E mi dicevi insomma che c'è un aneddoto legato anche all'epoca, insomma, Sì, oggi sì. siamo in questo lockdown, non possiamo C'era andare da un comune all'altro. un caso di vaiolo nel 1835 e il consigliere Gaetano Stocchi prese la parola nel pubblico consiglio per denunciare, leggo testualmente, lo sfacciato arbitrio di più persone, le quali da Monterotondo portano a lavare panni luridi e pieni di fondiglie in questa comune fontana. Quindi si lamentavano che, siccome a Monterotondo, in quel paese, continua questo consigliere di Monterotondo, è in tutta evidenza che regna il vaiolo. E perché ognuno vuole esporre i nostri figli e le nostre famiglie al pericolo di contrarre questo morbo micidiale, eccetera, eccetera. Quindi si propone una multa. Quindi anche lì c'era la situazione di questi monterotondesi che venivano, secondo quanto riportato in questa delibera, ripeto, del 12 gennaio 1835. C'era questa preoccupazione che da Monterotondo, evidentemente anche lì avevano preso le limitazioni, veniva a Montana a lavare i loro panni, sempre secondo quanto è scritto qui, mi limito a leggerlo, luridi e pieni di una forte sarà una esagerazione, ma è a quello che dice questa preoccupazione. Un'altra cosa, per ritornare alla delibera del 1743, è una cosa interessante che accade anche oggi, cioè loro, oltre queste obbligazioni dei cancelli, delle guardie, della chiusura delle porte, avevano eletto quattro uomini che si dovessero occupare di una specie di comitato, no, per avere questo servizio e anche per fare il bollettini sanitari, bollettini della sanità, che era praticamente la moderna autocertificazione. Allora non era l'autocertificazione perché la certificazione la facevano in base ad un interrogatorio. Poi questi documenti dovevano risultare che chi circolava non avesse contatto il contagio, non c'erano le fotografie, quindi c'era anche una descrizione somatica dell'individuo che però per circolare doveva avere questi bollettini della sanità. Almeno non cambiavano sempre queste autocertificazioni, no? Allora non credo che poi avessero molte Era una possibilità. e basta, almeno. Oggi se ne scambiavano. Senti, Roberto, un ultimo parallelo storico che ti chiedo. Oggi ci troviamo tra i tanti disagi, tra i tanti problemi con le chiese chiuse e dopo l'ultima conferenza stampa di Conte.
c'è stata anche un po' di polemica con la CEI, con i vescovi. Invece tu in apertura di intervento mi hai detto che ci si appellava ai santi, a San Nicola, e volevo sapere insomma se mi potevi dare qualche indicazione appunto delle chiese, delle comunità religiose all'epoca, insomma, se potevamo approfondire anche questo aspetto. Allora appunto ci vogliono i santi, qui non emerge molto della cosa, ma chiaramente le chiese restavano aperte. Quando continuava la preghiera, le processioni che facevano proprio invocare l'intercessione, qui parla di San Rocco, di San Nicola, nostro patrono, per invocare la loro protezione, era ben presente nel popolo, anche nelle persone che svolgevano un compito istituzionale, siamo nello stato ecclesiastico. Quella di invocare i santi, addirittura all'inizio del consiglio comunale, il consiglio della comunità, eccetera. E quindi sicuramente era molto presente, era una componente molto presente di questo momento particolare che vive, quello dell'aspetto religioso. Giustamente la preghiera non è certo uno sfogatoio, diventa importante proprio anche in questo momento la preghiera, che non è come diciamo, insomma, ecco, sì, c'è l'aspetto della preghiera che è importante. La Chiesa attualmente, con tutto rispetto, ha fatto bene a mettersi nella mano della scienza, no? Roberto, un'ultima cosa, chiudiamo le pagine di storia del 7-800, arriviamo un attimo all'attualità. A Mentana c'è stato un alto numero di casi, ben 46 e purtroppo anche due decessi, però ci sono anche buone notizie, insomma sono più di 10 giorni che non si registrano nuovi casi, quindi speriamo che le cose inizino ad andare un po' meglio, un po' per tutti, partendo da Mentana. Te che non stai mai fermo e studi sempre, ti muovi e ti aggiorni sempre, lasciaci con una testimonianza, cosa stai facendo in questi giorni, cosa stai studiando e cosa ti sta appassionando, come stai vivendo questa quarantena, ecco. Con le mie ricerche, io mi sono costruito andando in giro per gli archivi a Roma, soprattutto l'archivio storico capitolino, l'archivio Borghese, mi sono pian piano costruito un archivio personale, perché il campo della ricerca è molto vasto, piuttosto che in un mare magnum di documenti, quindi uno deve avere già un suo progetto preordinato delle ricerche che deve fare. Per esempio, non posso andare all'archivio di Stato perché ho scoperto una questione di un antiquario del primo 800 che era venuto a scavare a Mentana con il permesso della comunità, che non era proprio archeologi, erano antiquari che venivano a estrarre le parti archeologiche per venderlo nell'antiquariato romano. Però ci fu un episodio di una causa col principe Borghese, il quale rivendicava questi reperti archeologici perché della sua proprietà, quindi sarebbe interessante approfondirlo, però per il momento non mi posso muovere. E tra questi, tra l'altro, interessante
che un archeologo fu il Castellani, un archeologo antiquario, abbiamo detto, Castellani, che era quello che poi ha ideato il monumento di Lentana, no? Sul esempio di una romana, si è scoperto che già era venuta a Lentana nei primi dell'Ottocento per fare degli scavi. Non mi ricordo perché erano due fratelli, uno era Augusto e uno mi pare si chiamasse Alessandro Castellani, che poi più tardi, dopo l'indipendenza nella commissione, no? Per i beni culturali del Comune di Roma, fu quello che ideò poi dell'idea di questa area monumentale. Ma già in precedenza, per esempio, era venuto a scavare, a trovare dei reperti, ha mandato tanti aspetti che possono essere approfonditi, perché ci danno un'idea un po' diversa da quello che ancora sappiamo, delle truppe garibaldine che nel 1849, mentre fuggivano dalla Repubblica Romana, si accamparono il 4 luglio di quell'anno a Mendana e fecero razzie, requisitero cavalli, grano, eccetera. Pure tutta una storia che è riportata da queste delibere consigliari. Sarebbe di approfondire, di continuare queste ricerche. Per me è una passione, non mi sono mai definito uno storico, perché questo magari, però certamente la passione e anche l'incontro con persone eccezionali, non ultimo voglio ricordare il compianto Salvatore Dottor Vicario, per esempio, ma allora anche Moscatelli, tanti altri che li hanno così preso in considerazione e continuano queste ricerche. Anche nei punti di riferimento, quindi non è che uno va a sparaglia. Ogni storico farà il loro lavoro, ecco. Senz'altro. Allora Roberto, io ti ringrazio per la disponibilità e aspettiamo allora di leggere l'esito di queste ricerche in un libro o magari in un articolo di Il libro è iniziato da tanto tempo, ma non riesco mai a finirlo, ed è un libro sul storico. Mi sono preso pezzo per pezzo e l'ho così come funzionava Palazzo Borghese. Adesso ci sarà la riapertura di Palazzo Borghese, sappiamo anche qualche pittore che ci ha lavorato. Come sai, sono stati trovati degli affreschi interessanti, che in uno di questi affreschi c'è una testa di toro con le tempie fasciali. Quella testa di pollo con le tempie fasciali è uno degli elementi araldici di Margherita della Somaglia, che è stata la prima moglie di Michele Poletti. Quindi ci dà pure il periodo in cui possa essere stato eseguito questo lavoro. Così tante altre cose. Per esempio, una cosa che pochi conoscono, io ho postato su Facebook e mi dispiace che gli amici voglio dire pubblicamente, gli amici del museo se la siano presa come un'offesa. Però c'era un'immagine di alcuni zuavi che stanno sulla scalinata di Palazzo Borghese, e spesso nei libri di storia c'è scritto i zuavi il giorno della battaglia, oppure il 4 quando novembre, il giorno dopo la battaglia. In realtà, a parte il fatto che le testimonianze di Diemedo qui, come Gregorovius, come Maria Pearson, ci dicono tutta piazza, comprensibilmente, come ovviamente si fa, come molto pavimentata, come prende cantare a Bedia, con baionette buttate per terra, che non permetteva certo agli zuavi di mettersi in posa lì dei pizzi con quelle divise, per aggiustare dopo tutte quelle ore di battaglia. Ma il fatto che taglia la testa d'oro è che molti di questi giovani hanno appuntato nel petto la croce di Ventana, che è una sufficienza che Dio Nono aveva concesso ai medici
di Mentana. Quindi com'è possibile che giorno stesso, un giorno dopo la battaglia, questa avvenisse? È perché il Magno Caster, che era il comandante in capo delle forze armate pontificie, chiese ed ottenne dal principe Borghese la possibilità di far installare una guarnigione di zuavi proprio nel palazzo Borghese, perché aveva trovato il terreno di Mentana adatto per le esercitazioni delle regole. Quindi quella fotografia si doveva riferire proprio a questo periodo, dal 1868 e il 1870, quando poi la guarnigione lasciò Mentana, che si era appunto installata a Palazzo Borghese. Addirittura ho recuperato il diario di uno zuavo che poi è diventato gesuita. Questo diario è stato pubblicato a Postumo, che ci racconta proprio la vita che faceva a Mentana in quel periodo. Quindi, no, sono curiosità. La storia generale è già stata scritta da Mentana. Ma ci occupiamo di questi particolari. Come dice, ok, Roberto, allora un abbraccio e ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità. grazie a voi, ciao, stammi bene, Aspetta, eh. ciao a tutti.